Quando roncano, non so. Buonasera a tutti gli ascoltatori dal presidio dell'occupazione. Siamo al 50° giorno di occupazione, insomma, la vigilia di una giornata, secondo il parere di tutti noi, importante, se non cruciale, per quanto riguarda gli sforzi del polo lettore. Allora, da rimarcare prima di iniziare il racconto che questa sera vede anche tantissime persone, siamo una ventina di persone, con gli ospiti soprattutto autorevoli dall'ambiente, che è proprio il sindaco, siamo venuti qua per il presidio, anche notturno. Facciamo semplicemente un breve cenno a quello che è successo ieri, molto breve, in realtà come abbiamo detto più volte sono state le giornate interlocutorie del tutto tranquille, serene, in attesa della giornata di domani che si annuncia importantissima, fondamentale, e che vedrà alle 10 del mattino questo incontro tra gli 11 sindaci, uno è presente questa sera qua, il prefetto di Sassari e soprattutto l'assessore alla sanità vigilato. Un'attesa che in qualche modo è stata in parte, con grande nostra sorpresa, preannunciata da un atto che sembrerebbe un atto ufficiale di giunta, che in qualche modo ci ha un po' mortificato, che è venuto fuori proprio quest'oggi, che abbiamo come documento, poi ne parleremo insieme agli ospiti. Da ricordare soltanto, dicevo prima, di quello che è successo ieri. Tante persone come sempre, tante firme della sua storia, tante storie, ogni firma è in sé una storia, lo abbiamo detto, la visita di un'associazione culturale, appena vista da vicino, l'associazione dei fotografi amatoriali. Quest'oggi invece, tardo pomeriggio, è venuto anche Gabino Canao, che è un noto artista che domani inizia la sua mostra di esposizione di arte contemporanea allo spazio domani pomeriggio, una mostra che vi inviterei a guardare, e che Gabino mi ha semplicemente confidato una cosa molto importante, che il titolo, che è Come ognuno di noi, è direttamente legato a questa nostra istanza, a questa avvertenza sanitaria. Se ci guardate bene, quella foto, quel disegno di quel ritratto che ha fatto Gavino nella locandina è una corsia ospedaliera, e quella donna che corre in mezzo a dei camici azzurri dei medici è un po' il senso della sua ispirazione di artista, il senso di smarrimento di una donna che corre agitata ovviamente all'interno dell'ospedale, il senso in qualche modo di disperazione che in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi in modo particolare, attraversando un po' tutti noi, lo smarrimento per la mancanza di sanità, dell'offerta sanitaria. Dicevamo degli ospiti della gente, poi andremo a parlare con loro, però prima di tutto vorrei con Mario fare un attimino cenno a questo documento importante che è venuto fuori questa sera su un quotidiano online che è odia.it, a firma di Angela Degliana Galindetti. Mario, se lo devi assumere. Sì, è stato, diciamo, una bella botta a freddo, no, averlo visto. Innanzitutto, un piccolo commento riguardo l'utilizzo degli aggettivi. Il Presidente Piglia lo ha definito questa riforma coraggiosa. Io direi che questa riforma, visti i numeri qui presenti, è assolutamente scellerata. Non ha nessuna razionalità e manca persino del più elementare buonsenso. Guarda, partiamo da un numero che è assolutamente allarmante. In Gallura, questo parliamo di un documento che è stato approvato dalla Giunta nella giornata di ieri. I posti letto per la Gallura sono 506, con una ripartizione che li divide 304 nel sistema pubblico e 202 in quello privato. Cioè, stiamo parlando di percentuali assolutamente inimmaginabili nel resto della Sardegna, dove le percentuali sono decisamente più inferiori. Qua stiamo arrivando quasi ad aver equiparato le prestazioni del servizio pubblico, che erano prestazioni assolutamente eccellenti, a quelle di un privato
che per quanto ne sappiamo è ancora una scatola vuota, rimarrà una scatola vuota chissà per quanto tempo, ha solamente in prospettiva di aprire degli ambulatori che vanno molto al di là di quelli che erano i progetti iniziali, perché sono tutti sovrapponibili o quasi tutti sovrapponibili agli ambulatori e alle specialistiche esistenti nel territorio. Quindi è sconvolgente immaginare che una riforma coraggiosa possa cancellare in un territorio vasto come quello dell'Alta Gallura la possibilità a chiunque di potersi curare in maniera decente e dignitosa. Stiamo regalando 200 posti letto alla scatola vuota a livelli speculativi e stiamo togliendo quelle che sono state fino ad oggi le garanzie e le certezze di un'intera comunità, quella dell'Alta Gallura. Qua elencare tutti i punti diventa doloroso, diventa anche una cosa impegnativa, perché ci vorremmo un commento per ogni dato che leggiamo. Limitiamoci a quello che riguarda il nostro ospedale. Qua le cose più eclatanti sono quelle che riguardano il reparto di Otorino, la ricoveratria, che addirittura dà 3 posti letto nel servizio pubblico e 3 posti nel privato. Siamo anche che il privato rimanga senza. Quindi stiamo parlando di un numero così minimale che farebbe perdere immediatamente la qualifica di reparto di struttura complessa. Qui avremmo un semplice ambulatorio. Mario, quanti posti avevamo prima qui in Otturino? Allora, dovrebbero essere 14 posti. Erano 14 posti. Il direttore sanitario, non più di un paio di settimane fa, ci aveva confermato il mantenimento di 15 posti, di 14 posti. 16 aveva detto. O 16, cioè, sì, perché sono due, sono di 15, sono di 3. I coraggiosi pigliano, Arlo, non so quanto coraggioso pure... Pavidamente succube il professionista dottor Moirano, hanno deciso di fare questa azione inibitoria di qualsiasi forma di assistenza e darci 3 posti letto. Non lo so a cosa potranno servire se no a delle emergenze. Sì, emergenze basta. A qualche forma di emergenza. E altre sono. Rimangono tutte nell'ambito della follia, questi numeri che stiamo leggendo. Cioè, immaginate solo che 300 posti letto rimarranno al pubblico e 200 andranno al privato. Quindi penso che sia una delle più grandi privatizzazioni di un diritto fondamentale come la sanità che la Sardegna abbia mai potuto immaginare di vedere. Coinvolgerei questo discorso il sindaco Antonio Tirotto, tanto ringraziamo il sindaco per essere venuto qua insieme ai suoi colleghi di giunta e dell'amministrazione, con questa domanda. Il dottor Arlo si è speso in questi anni dicendo che il metallurgia non c'entrava nulla assolutamente con il discorso della sanità pubblica. In realtà questa tabella, quello che ha appena finito di dire Mario, dimostra esattamente l'opposto. Lei, se fosse stata l'idea del privato non sovrapponibile o in qualche modo in opposizione a quella pubblica, ma fosse un'aggiunta, quindi la sanità pubblica non messa in discussione questa ripartizione che definiamo giustamente scellerata, avrebbe avuto qualcosa in contrario personalmente? Buonasera a tutti, innanzitutto sono io che vi ringrazio, porto saluto dell'amministrazione, siamo qua stasera con alcuni amministratori e alcuni cittadini di Aglinto che sostengono il comitato di occupazione e di difesa del polo del turismo. Quindi ringraziamento prima a voi, perché veramente dei dati da 50° giorno oggi, quindi veramente sarete ricordati per anni per la grande battaglia che state facendo. Prima di tutto, e da questa mia premessa, che dire, siamo nell'assurdità più totale. È incredibile che una regione Sardegna, la quale finanzia automaticamente con fondi propri dei sardi, perché perlomeno in me è vivo il concetto che io nel mio comune amministro per la cittadinanza, amministro bene della cittadinanza, forse questa amministrazione e giunta di professori non ha ben chiaro questo concetto, che sono lì non come gli unici illuminati e conoscitori della saggezza, ma dovrebbero riandare a scuola un attimino e capire che sono lì per amministrare per il popolo sardo. Calandoci nel particolare, veramente
grandi assemblee, manifestazioni, tutto quello che si è fatto. Rispondendo alla tua domanda, Antonio, entrando nel merito, assolutamente nessuno avrebbe avuto nulla in contrario se fosse la realizzazione del Materollo o di qualsiasi altra iniziativa, struttura, tipo privatistico, al rafforzamento della sanità pubblica non avesse inciso negativamente sulla sanità pubblica. Purtroppo la cosa triste è che ci hanno preso in giro per anni, anche noi amministratori che siamo i portavoce di voi cittadini. Infatti domani c'è questo incontro, sapete che scaturisce dal Consiglio dell'Unione dei Comuni fatto in questa sede, dove tutti gli 11 sindaci si sono impegnati anche un gesto estremo, se sarà necessario, purtroppo credo che sarà necessario, anche se nutro qualche dubbio che sia risolutivo, però per carità la speranza, come si dire, è l'ultima a morire, coinvolgendo il prefetto, e domani avremo questo appuntamento alle 10 mattina, saremo a Sassari. Sì, anch'io leggevo sulla rassegna stampa che il presidente Piller, ma ormai non mi stupisco più, sulle sue affermazioni, dice siamo stati coraggiosi, e io che non sono molto social, comunque subito twittato, insomma ho postato scrivendo: caro presidente, non bastava solo il coraggio, ci sarebbe voluto anche tanto buonsenso, perché le riforme si possono fare, anzi si devono fare. Chi amministra ha il dovere di fare le riforme, di cambiare le cose per migliorare la vita dei cittadini, ma lo deve fare anche con buonsenso, calcolando che non deve fare strascichi e fare disastri. Questo è quello che è avvenuto. Purtroppo l'amministrazione a fine legislatura, questa amministrazione regionale, credo che, purtroppo per fortuna, credo che non saranno confermati, non lo so, non sono io non ho la sfera magica di poter prevedere il futuro, è una situazione triste, insomma. Ecco, noi domani con i miei colleghi, con i quali ci stiamo sentendo continuamente, proveremo a forzare molto la mano domani anche in presenza del prefetto, rappresentante dello Stato per quanto riguarda la provincia, nella zona della provincia di Sassari, il prefetto Marani, che è persona di alto spessore intellettuale e anche umano. Ecco, io lo dico senza nessuna remora, non ho assolutamente più fiducia nell'assessore Argo, ho una speranza nell'intervento del prefetto. Ecco, noi faremo la nostra. Come viviamo dire, anche a livello di presidio, la sua impressione. Saprei un catalogo di parolacce. Ti vedo piuttosto umiliato. No, a me piace la politica, detesto l'ipocrisia. Infatti, i numeri che ha dato Mario, insomma, non è che lasciano grandi speranze. Però anche oggi sulla Nuova Sardegna è comparso questo articolo, che non era di Olga, del segretario cittadino del Partito Democratico, e si vende questa cosa del Materollo come un grande successo del suo partito, a beneficio del territorio, di tutta la Sardegna, addirittura anche del continente, perché la continente verranno qui, no? Sì, si continua a giocare con questa campagna elettorale vergognosa, perché di fatto già stanno in campagna elettorale, mentono nonostante la realtà li smentisca clamorosamente, continuamente, tutti i giorni, soprattutto nei presidi occupati, dove noi ci rendiamo conto quali sono le difficoltà che le persone incontrano. Se i numeri sono questi, la situazione si aggrava rispetto alla condizione di partenza, per esempio. Non voglio dire che non nutro speranze. Io credo che dopo 50 giorni, 4 anni di occupazione, 4 anni di lotta, insomma, vari presidi occupati, l'intero territorio di rivolta, ora se veramente stessero così le cose, non è soltanto una sconfitta del Tempio Pausanias per l'intera Calcura, no? Per il sistema sanitario nazionale, in questo caso regionale, ma è veramente una sconfitta clamorosa per la democrazia di questo paese. Certo. Perché allora vuol dire che veramente le masse, i cittadini, coloro che sono lo Stato, coloro che rendono viva la democrazia, non contano più niente.
Vorrà dire che ci compreremo, indosseremo anche noi il gilet giallo, come diceva l'altra sera. Perché tanto prima o poi, non arriva al pettine, no? È da un punto in cui non si riesce più a mediare, no? Tra la rabbia e il buonsenso. Che... E quindi ti metti in una posizione di mezzo, vieni qui, occupi o fai altre iniziative. Veramente è una cosa che lascia sgomenti. Le parolacce le dicono male. Sì, vabbè, lasciamo stare. Però le forza, ormai. Cosa dire? Sento di tutto, di più, tutto da aggiungere altro però. Troppo la. Non sarebbero delle belle parole, Massimo. Troppo, no? Giovanni. Speriamo che l'incontro di domani dia un esito positivo, anche se la speranza è poca. Gianluca. Ci sarebbe poco da aggiungere su questa cosa. Ci resta solo che lottare per far rispettare i nostri diritti, perché non è concepibile chiudere un ospedale per della negligenza. O malafede, i termini sono... Veramente poco da aggiungere, nel senso che effettivamente non siamo più in democrazia, cioè non lo siamo forse mai stati. L'idea di Stato l'abbiamo smarrita un po', sappiamo di non essere più quello che siamo stati, purtroppo. Chiaro. Finisco a questo pensiero. Mi sa che il coro sta diventando sempre più esteso e non è soltanto qua al Tempio, è al presidio del Paese del Collettore, ma è molto di tutta la Sardegna. Che dire altro? Noi, come ha detto il sindaco di Rotto, noi confidiamo nell'autorevolezza del prefetto, il prefetto che ci è stato detto diventerà il prefetto anche della provincia di Lugo, a valorare un po' la. Quanto diceva Tirotto, cioè che è una persona di spessore, una persona di spessore intellettuale, ma anche umano, ed è colui il quale deve fungere un po' da tramite tra una scellerata riforma sanitaria e i bisogni della gente, che in questo modo non vengono assolutamente rappresentati. E poi questa è la mia domanda che in parte ha risposto, cioè ha risposto in maniera esaustiva il sindaco. Cioè, perché una struttura privata che ha ostinatamente anche in questa sede qua, il 25 e il 24 di ottobre, ostinatamente ha voluto dire il Matelombia non c'entra niente, perché deve vedere poi un articolo ed una tabella riepilogativa dei vari reparti suddivisi geograficamente per provincia, comprensibili, pubblico privato? Per cosa c'entra? Ce lo spieghi, dottor Arco, perché non abbiamo ancora capito. Se non c'entra nulla il materiale, perché lo comprendete in una tabella? Lei che è assessore alla sanità pubblica e che si sta fregiando di una struttura privata che, l'ho detto Mario, ma lo sappiamo tutti, è ancora quasi in costruzione, insomma. Hanno aperto gli ambulatori con il telefono, niente di più. In realtà non hanno aperto ancora niente. Poi, per quello che abbiamo letto e che i giornali hanno riportato, è soltanto un doppio dei servizi, la maggior parte dei servizi sono doppioni di quelli esistenti già nel settore pubblico, a parte quello. Posso aggiungere una piccola cosa? Stavo riflettendo su quello che ha detto poc'anzi Alessandro riguardo la democrazia. Domani pensate che ci sarà un incontro tra 11 eletti dal popolo, quelli che hanno un mandato pieno da parte della popolazione per essere rappresentati, è un nominato che non ha nessun tipo di avallo popolare e si è arrogato sulle sue spalle una delle riforme più importanti che presumo la storia della Sardegna abbia conosciuto. Cioè c'è qua proprio un contrasto esagerato tra la rappresentanza politica e l'autarchia di alcuni personaggi che sono autoreferenziali, però si arroga il diritto di rappresentare e di parlare a nome di un'intera isola. Cioè, dobbiamo riflettere anche su questo, perché dobbiamo essere stanchi di vedere le nostre vite governate da denominati e non dagli eletti. E questi danni sono ancora più gravi per questo motivo. Perché un eletto, come diceva prima il sindaco, deve rispondere ai cittadini. E se fa una cosa sbagliata, i cittadini vanno sotto il portone e bussano. Noi non sappiamo più a chi bussare. È vero, c'è l'avallo politico di un presidente, con la P minuscola, però che ha operato
fattualmente è stato un tecnico che ha assunto un altro tecnico su cui scaricare determinate responsabilità e trovare un capo espiatorio, come aveva dimostrato qui quando è venuto, quando non aveva via d'uscita, delegava a Moirano a dare le risposte peggiori, pesanti a lui per 250-270 mila euro l'anno, se l'ha assunta senza troppi problemi. Però c'è tanto a riflettere per il futuro su questo. Io augurerei che prossimamente gli assessori tecnici, quelli che sono proprio deputati a governare la regione, abbiano questa valenza politica, siano nominati dal popolo e non dalle sedi, dalle segreterie. Sono ovviamente d'accordo, però soltanto tutto due un aspetto così di vicinanza, di dolore dall'ufficio sanitario di Urbio, per sapere che è adesso un marito, credo che sia doveroso da parte comunque nostra, come presidio umanitario, certo, come presidio del battagliere, sempre sul principio della pace e della valenza dei diritti umani. Sopra ogni cosa, e quindi ci associamo veramente al dolore per la perdita dei congiunti della forza Vitis, che sappiamo era impegnata in questi giorni. E se c'è qualcuno che vuole aggiungere delle cose, per questo io volevo fare una domanda al sindaco. Con quale, adesso che ha letto l'aggiornamento di questo documento qua, con quale stato d'animo domani andrà all'incontro con questa aggiunta di benzina sul fuoco? Oreste, questo è un invito alla battaglia. Dicevo poc'anzi, ci porteremo l'elmetto, le armi le lasciamo stare da un'altra parte, però questa sarà l'impostazione. Ecco, sinceramente si è detto nei commenti di stasera, insomma, veramente, per carità, noi non vogliamo togliere nessun ruolo a nessuno, però anche queste cose andrebbero veramente valutate. Cioè, un assessore, che è un tecnico, che mi risulti non è passato sotto nessun diciamo così vaglio elettorale. Questa è stata la cosa più grave. E aggiungo anche, mi dispiace, ricordiamoci un po' di dati, che il Presidente, diciamo che non stravinse queste elezioni, quindi, perché la differenza fu quasi poca, fu pareggio. Ecco, io mi sarei aspettato veramente un atteggiamento completamente diverso, di apertura, di pace, insomma, nell'amministrare la Sardegna, o forse è stata forse anche una vendetta, insomma, un pochino, per non aver stravinto 5 anni fa, non lo so. Noi saremo duri, mi permetto di parlare anche a nome dei colleghi sindaci, e cercheremo di dare l'ultima nota a questa battaglia. Dopodiché, insomma, io credo che ormai il tempo delle parole sia finito e bisogna passare veramente ai fatti, di qualsiasi tipo siano, sempre legali, ma battaglia, guerra, manifestazioni, quello che seguirà. Non possono finire la legislatura in maniera impunita queste persone. Grazie. È strana una cosa, sindaco, chiedo anche a lei, anche agli altri, che si sta parlando di uno squilibrio, diciamo così, geografico, proprio a livello sanitario, tra Cagliari e Emilia, diciamo così, lasciando il Veneto in nord-ovest, quindi Sassari e Valmiera. Però lo squilibrio in effetti c'è, esiste, perché sull'asse Cagliari-Urbi esiste, ovviamente a svantaggio dell'altro, però è svantaggio perché c'è una dell'Urbi, non perché c'è lo stato di Urbi, che in realtà da questa riforma, cioè, non è che abbia questi grandi successi, e questo lo dimostra anche il fatto che in quel registro là ci siano tantissimi film di gente da Urbi che è venuta anche addirittura apposta per firmare quel registro, quindi la dimostrazione è che neanche loro sono contenti del fatto che ci sia una dell'Urbi, che sia di, che non sia più come un supporto, come vi ha detto, alla sanità pubblica, ma che sia addirittura sostitutiva alla sanità pubblica. E questa è la cosa grave che sta succedendo. Se c'è qualche altro intervento, io voglio dire qualcosa. Ci sarebbe tanto da dire. Niente. Però, come abbiamo detto, ci stanno cadendo le braccia, questo, in attesa. Dopo 50 giorni. E sentire certe cose, veramente.
Lascia un po' in effetti un po' di amare bocca. Io però vorrei domani andare in forza di là, ad aiutare i sindaci. Giubbotti già. Sì, anche con le mazze. Io già prima. Già. Io già sempre per la pace. Certo, per la pace eterna per loro però. Diciamo che non mi è piaciuto lasciarmi la testa prima della settimana rotta, quindi in qualche modo rimaniamo come eravamo prima di sapere questa notizia, tanto felice, positivi, fiduciosi nel risultato dell'incontro di domani, per fortuna. Ci auguriamo davvero che prevalga quello che non è mai prevalso in questi 14 mesi, quasi 5 ormai, quel buon senso che è mancato e quell'umanità che andiamo cercando, che da 50 giorni noi qua dentro abbiamo visto, raccogliendo firme, raccogliendo testimonianze di persone, e dei dolori e urla e grida di persone disperate che sono continuamente sballottate da una parte all'altra della Sardegna per cercare un diritto, da prima ci avevano qua dentro, che ormai non ci hanno più. Quindi auguriamoci davvero che domani sia una giornata positiva, che le prime notizie che ci arriveranno, penso in tarda mattinata, perché secondo come vanno le cose sarà anche un sindaco, un incontro piuttosto lungo, si immagina così almeno, che siano positive, che siano state tutte indirizzate e rivolte alla soluzione dei problemi, non a un aggravamento come stiamo rilevando da 50 giorni in questa parte, vivendo all'interno di un ospedale H24. Oreste, spetta a te sempre il compito, comunque sia, non perdiamo mai di vista l'obiettivo, la barra di Alessandro dovrebbe sempre essere finita, anche se in questo momento barra dritta in attesa degli eventi e pronti a tutto per non mollare mai. E non molleremo mai, a costo di portare, come diceva Laura, i giubbotti gialli da domani qua al presidio e farci valere anche da un altro punto di vista. Pronti? 1, 2, 3, avanti, basta!